Arhivescul per le chiese ortodosse di tradizione slava in Europa occidentale. Dichiarazione di interruzione di comunione da parte dei fedeli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Santo Spirito. I vescovi e i sacerdoti sono i continuatori dell'opera salvifica di Cristo. Li mandò a predicare al mondo intero e a battezzare nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Cristo stesso, che ha conferito questo ufficio ai suoi discepoli, ci ha avvertito che ci sarebbero stati vescovi e sacerdoti indegni del loro ministero. Quindi dobbiamo stare attenti e seguire solamente i vescovi che confessano la parola della verità e allontanarsi da coloro che scandalizzano il popolo di Dio. Ciò che ci rende cristiani ortodossi, membri della Chiesa, corpo di Cristo, non è solo la gerarchia, ma la partecipazione del clero, dei monaci e dei laici nell'unità dell'esatta confessione della rivelazione della verità, cioè della fede ortodossa. Le più piccole deviazioni da questa unità confessionale, scismi, eterodossie, eresie, innovazioni, sacrilegi, ecumenismo e la comunione con chi le professa ci allontanano dal regno di Dio. Lei ha dimostrato in questi anni, iniziando con il Sinodo Brigantesco di Creta, dove ha firmato i documenti eretici mettendo poi in pratica quelle decisioni, riconoscendo i sacramenti amministrati fuori dalla Chiesa ortodossa, calpestando le barriere patristiche e canoniche, inserendo nella nostra diocesi chierici greco-cattolici come sacerdoti ortodossi senza il sacramento del battesimo e senza ordinazione, azioni contrarie ai canoni 46, 47, 68 apostolici, canone 19 concilio primo ecumenico, canone 7 del concilio secondo ecumenico, canone 95 del concilio di Trullo, canoni 7-8 del concilio di Laodicea, canoni 1-47 di San Basilio il Grande. Riconosce i matrimoni misti tra ortodossi ed eterodossi, contrariamente ai canoni, canone 72 del concilio di Trullo, quinto sesto ecumenico, canone 14 del concilio quarto ecumenico, canone 10-31 del concilio di Laodicea, canone 21 del concilio di Cartagine. Fa preghiere in comune con gli eterodossi, contrariamente ai canoni, canoni 10, 11, 45 e 64 apostolici, canoni 2 e 4 del concilio 3 ecumenico, canoni 6, 9, 32, 33, 34, 37 del concilio di Laodicea, canone 9 di San Timoteo di Alessandria. Compie i battesimi senza immersione contrariamente ai canoni, 46, 47, 49, 50 apostolici, canone 7 del concilio secondo ecumenico, canone 95 del concilio di Trullo, canone 12 del concilio di Neo Cesarea, canone 47 del concilio di Laodicea, canone 47 del concilio di Cartagine, canone 1-91 di Basilio il Grande. Lei ha creato una specie di uniatismo calpestando i nostri sentimenti e l'amore per la vera fede. È tempo quindi di fare la volontà del Signore come definita dal Vangelo e dei sacri canoni. Per questo anche noi cristiani ortodossi della comunità ortodossa di San Giovanni Crisostomo di Busto Arsizio in Italia, con il più profondo dolore dell'anima interrompiamo la comunione con lei per le sue tante deviazioni ecclesiologiche. Qua ci sono tutte le firme dei fedeli, una settantina di firme. E con queste firme voi avete testimoniato la retta fede così come ci hanno insegnato i nostri santi padri. Grazie, Dio vi benedica.